Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Caso Consip, l'ex ministro Luca Lotti rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d'ufficio. A giudizio anche il generale dei Carabinieri Emanuele Saltalamacchia. L'accusa di aver rivelato a Luigi Marroni, ex amministratore delegato dell'azienda che gestisce gli appalti pubblici, l'esistenza di un'indagine sulla stazione appaltatore. Appunto, Franco Coppi, avvocato dell'ex sottosegretario di Renzi, ha detto: decisione che sorprende, speriamo di avere maggiore fortuna nel dibattimento. Caso Camici, trovati 25.000 mancanti della sede del cognato di Fontana, sequestrati dalla Guardia di Finanza. Si tratta di una parte del lotto inizialmente previsto nel contratto da 500.000 di euro tra Dama e la centrale acquisti regionali e che non è mai stato consegnato alla Lombardia. Dopo l'intervento del governatore per bloccare l'affare, infatti, tutto si sarebbe fermato. Dini ha poi chiesto di trasformare la fornitura in donazione, ma la modifica non è mai stata formalizzata. Da qui l'inchiesta per frode in pubbliche forniture. Carabinieri Piacenza, calabresi pezzi grossi, insomma l'ombra delle 'ndrine dietro a fornitore droga, coinvolta la DDA. Bezzeccheri dice altri sapevano, insomma anche l'antimafia milanese sta cercando di accertare se dietro al sistema di spaccio che i militari sono accusati di aver messo in piedi ci sia anche l'andrangheta. Nel mirino un deposito nell'Interland che fungeva appunto da luogo di ritiro delle sostanze e che sostengono gli investigatori è gestito da persone vicine a 'ndrine della Locride. L'ex comandante della caserma ha detto: mai ricevuto segnalazioni, ma non posso pensare che nessuno si sia reso conto di quello che succedeva. Ponte Genova, la prima auto a passare sarà quella di Mattarella, per l'inaugurazione saranno in volo anche le frecce tricolori. Sarà l'auto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la prima a transitare sul nuovo ponte Genova-San Giorgio il 3 agosto, a 2 settimane dal secondo anniversario del crollo del ponte Morandi che il 14 agosto 2018 uccise 43 persone. Lo farà sulla carreggiata Lato Mare, il luogo scelto per il taglio del nastro, e questo dopo la curva in uscita dalla galleria di Coronata, dove saranno anche i giornalisti. A rivelare la struttura della festa di inaugurazione, appunto, decisa in un vertice in prefettura, a cui hanno partecipato appunto la struttura commissariale, la protezione civile e la regione in stretto contatto con il cerimoniale del Quirinale, è stato il secolo XIX. Senato, anche Sandra Lonardo lascia Forza Italia per il gruppo misto. Ha detto: questa deriva salviniana non è nel mio stile. Dopo l'addio di Gaetano Quagliariello, Massimo Vittorio Berutti e Paolo Romani, anche un'altra senatrice forzista lascia il gruppo berlusconiano. C'è chi interpreta le ultime fughe del gruppo come l'ultimo segnale del declino del partito, mentre altri ci vedono dietro una strategia per rendere la formazione ago della bilancia nel caso in cui il governo abbia bisogno di voti a Palazzo Madama. Notizie da Treviso e dal Veneto. Dramma a Conegliano, bambina di 3 anni muore dopo una crisi epilettica. La chiamata al 118 è giunta appunto ieri sera alle 19.45 da parte del papà della bimba, seguita per alcune problematiche tra cui l'epilessia, disperato perché non riusciva a risvegliarla. Coronavirus tra i migranti, torna l'attenzione alla Serena di Treviso, via i tamponi a tappeti. Sono iniziati i tamponi appunto ai 350 ospiti della caserma, dell'ex caserma Serena, dopo che nei giorni scorsi è risultato positivo un ospite che manifestava lievi sintomi influenzali. In Veneto la prima intensa ondata di caldo dell'estate, il termometro segna 36 gradi, pomeriggio caldissimo quello di mercoledì e anche la notte si profila afosa a causa di una minima di 24 gradi, ma a preoccupare sono le giornate di venerdì e sabato. Come dicevamo, ci ricolleghiamo un attimino all'annuncio che abbiamo fatto riguardo al coronavirus all'ex caserma Serena, perché sono partiti appunto oggi i test dell'URSS-2 all'interno del centro di accoglienza a Casier. Appunto dove dicevamo nelle scorse ore 3 migranti sono risultati positivi al Covid-19. Prenotano una cena con menù per celiaci al ristorante ma non si presentano. È successa all'antica trattoria Coan di Cordignano. La prenotazione a nome di una compagnia di 30 sportivi è saltata dopo che il menù per celiaci era già stato preparato.
Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Appalti irregolari a Premariacco, arrestati il sindaco e un responsabile dell'ufficio tecnico. Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a 6 misure cautelari, 22 perquisizioni e sequestri tra uffici pubblici, imprese, professionisti e abitazioni private. Le Fiamme Gialle di Udine, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno dato questa esecuzione, quindi ci sono state 6 misure cautelari personali. E come dicevamo, le 22 le perquisizioni e sequestri in uffici pubblici, imprese, professionisti e abitazioni privati per plurime irregolarità nella gestione degli appalti dei comuni di Premariacco e Torreano. Coronavirus, 3 nuove casi oggi in Friuli Venezia Giulia. Le persone attualmente positive sono 126. Restano 2 pazienti in terapia intensiva. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 126, una in più rispetto a ieri. 2 pazienti restano in terapia intensiva, mentre sono 8 i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi. Lo comunica il vice governatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Entra in gioielleria e ruba monili per migliaia di euro. Colpo ieri in un negozio a Cusignacco, a Udine. Ad agire con destrezza è stata una donna. Furto con destrezza, appunto, come dicevamo, in questa gioielleria di Cusignacco a Udine. Una donna è entrata in negozio e ha chiesto alla responsabile di poter visionare alcuni preziosi monili in oro. Senza fare compere si è poi allontanata dal punto vendita. Il suo comportamento comunque non ha destato sospetti. Perde il controllo dell'auto, gravissimo il conducente, incidente poco prima delle 23 nel comune di Cavazzo a Carnico. Versa in gravissime condizioni, è un uomo appunto che ieri notte poco prima delle 23 ha perso il controllo della sua auto nel comune di Cavazzo Carnico. È rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Dopo l'allarme lanciata da alcuni automobilisti di passaggio, la centrale Sores di Palmanova ha inviato d'urgenza sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. Aquileia Film Festival, prima serata da tutto esaurito. Il festival si può seguire anche in streaming attraverso il sito della Fondazione. Si è aperto ieri sera con tutto esaurito, con 1000 persone sulle 2 piazze che circondano la Basilica, l'11ª edizione dell'Aquileia Film Festival. Si va verso il sold out anche stasera, mentre è già tutto esaurito per la serata del 31 luglio con ospite Mario Tozzi. Ci sono ancora posti disponibili in la sera di venerdì 30 luglio e il 3 di agosto. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.